Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo in diretta, sono le 12.32 minuti in questo istante, oggi è martedì 15 maggio, è martedì e come lo sapete, come tutti i martedì, parliamo di periferie, parliamo di... è proprio un focus periferie, ha un titolo la puntata del martedì e lo facciamo grazie alla collaborazione ormai da anni e da più di 40 puntate, credo 43, 44, se non 41. 41, ecco sentite la voce che arriva di Walter Cherubini, buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Il padrone di casa del martedì, Walter, tutto bene? Incasinatamente bene, mettiamolo in questa maniera. Allora, oggi parliamo di periferie e parliamo di una bellissima manifestazione che avviene proprio in uno dei quartieri più periferici, cioè verrebbe a dire che più periferico di lì non c'è più, perché poi si passa di là, no? Allora diamo il benvenuto a Roberto Ravizza del Comitato Quartiere Milano Santa Giulia. Buongiorno, buongiorno Roberto. A tutti voi. Appunto, quartiere Santa Giulia, quando uno pensa Rogoredo è in periferia, ecco no, c'è un pezzettino ancora più in là, un po' più in là della, della ferrovia, c'è ancora un pezzettino, giusto? Siamo pezzettone, sì, pezzettone che si sta costruendo, che si sta diventando sempre più bello, sempre più verde, Santa Giulia, e che si vuole sempre più integrare con Rogoredo, con la storicità, adesso ne parleremo. Infatti, dicevi poco fa, mi dicevi fuori onda, due quartieri e un quartiere in realtà, dicevi, sì, sono due quartieri perché nascono, hanno storie diverse, tutto, ma alla fine vivono insieme, con anche alcune difficoltà, immagino, perché insomma, divisi dalla ferrovia, sì, non è facile passare da una parte all'altra, quindi... però ce la state mettendo tutta. E vieni proprio qui a presentarci una manifestazione che torna dopo tanti anni, perché la Strada Rogoredo era una manifestazione storica negli anni 70-80, poi, insomma, come tutto, Milano un po' si perde così, ma per fortuna c'è chi, come Roberto, ritorna a riportarla, e quindi, diciamo, la Strada Rogoredo 2.0, come l'avete chiamata? L'abbiamo chiamata 2018, come ci hanno chiesto tanti abitanti di Rogoredo, perché non volevano rimanere agganciati. Quindi proprio un continuo, come se mai fosse finita. Esatto, nata negli anni 70, andata avanti fino agli anni 90, ha avuto una storia molto interessante, soprattutto perché la Strada Rogoredo ha avuto un campione che ancora oggi è stato due volte campione del mondo, e sarà il 19 maggio insieme a noi, Gianni Di Napoli, campione sui 1500 metri, e la sua storia è abbastanza particolare perché all'età di 8 anni è stato mandato a correre questa corsa che si faceva in quartiere, l'unica corsa che c'era nel quartiere, lui racconta, insieme al Feste Novità, c'erano queste due iniziative che si potevano vivere. In una Milano che era ben lontana dalle settimane, dalle week di adesso, no? Esatto, c'erano tanti appuntamenti, non c'era, stava nascendo comunque, non c'era ancora la metropolitana, e Gianni Di Napoli all'età di 8 anni, incredibilmente, viene messo a correre e vince, lui non sa neanche come mai, e da lì si scopre quello che poi viene portato in giro per tutto il mondo. Ancora adesso mi dicevi detentore del record sui 1500 piani. Sui 1500 metri, sì, ancora lui, con un tempo particolare che è di 3 minuti e 32, infatti lui in questa gara, vi do già un'anticipazione che non abbiamo ancora dato sulla nostra pagina Facebook Strada Rogoredo, lui proprio per farsi conoscere a tutti, per non essere il primo e partirà, correrà insieme a noi, quest'anno festeggia anche i 50 anni, correrà insieme a noi, avrà il pettorale 3.32 e partirà 3 minuti e 32 secondi prima, cioè dopo di tutti, in modo da cercare di arrivare primo lo stesso, superando tutti, quindi tutti avranno modo di correre, potranno dire ho corso insieme a un campionato. Sono stato davanti a Di Napoli per qualche metro, sono stato davanti a Di Napoli, si poteva dire. Una manifestazione che è pensata soprattutto per i ragazzi, come ha voluto Gianni, come desideriamo anche noi. Abbiamo fatto degli incontri nelle scuole, nella scuola elementare di Rogoredo, dove Di Napoli, tra virgolette, ha studiato, anche se era molto più impegnato con lo sport, e ha vissuto negli anni 80 tutte le vicende che abbiamo vissuto un po' tutti nei nostri quartieri di periferia e non, con tutti i problemi annessi. Ma infatti facciamo un attimo anche un attimo sul quartiere. Allora, com'è la situazione al momento nel quartiere Santa Giulia e nel quartiere Rogoredo? Cioè, allora, come siamo messi? La situazione sta molto migliorando ed è molto migliorata. Negli ultimi anni c'è stato un exploit. Diciamo che Santa Giulia è molto legata a quello che è le varie costruzioni, le varie vicissitudini che ha avuto nel corso di questi anni, che abbiamo superato benissimo, perché abbiamo un bellissimo parco, abbiamo bellissime zone da vivere, negozi, quindi comunque è una centralità nella periferia di Rogoredo, che però appunto si vuole integrare con Rogoredo. Abbiamo ancora bisogno di scuole che stanno per essere costruite, ma interagiamo molto ancora con Rogoredo, appunto perché le scuole elementari e medie
andiamo a frequentarle lì, così come alcuni servizi, c'è cioè una COP, per cui ci sono ancora alcuni servizi che stanno nascendo. Walter, quella di Rogoredo, diciamo, dai, una bella storia, un bel ritorno a un, diciamo, a un vivere la periferia come era qualche anno fa, no? Si ritorna appunto a fare manifestazioni super locali, si ritorna anche a vivere poi quella che era proprio Rogoredo, che era uno dei borghi di Milano. Sì, uno antico comune, poi infatti assorbito da Chiaravalle Milanese nel 1923, è entrato a far parte del comune di Milano. Ma mi sembrava significativa una cosa, ci sono alcuni paralleli, alcune iniziative che appunto non sono finalizzate in particolare, alcune sportive, anche le merci non competitive, di cui era un fiorire negli anni che furono, adesso mi sembra un po' meno. Forse ci sono anche tutta una serie di difficoltà burocratiche a organizzare delle manifestazioni di questo genere, e qui c'è un tema esattamente: la burocrazia, se garantendo sicurezza e regole sicuramente, ma se cerca di favorire determinate iniziative oppure lasciate un pochettino al fai da te, e chi riesce riesce. Ma volevo ritornare un attimino in questo caso, questa marcia ha anche una logica, quella di avere un forte impatto sociale e quindi un forte impatto di quartiere sui quartieri. Appunto Santa Giulia è la vecchia Rogoredo e un pochettino fa il paio con una manifestazione dall'altra parte della città che c'era al Parco delle Cave, la marcia in Osterlaghetta, che era stata, diciamo così, la breccia per dedicare attenzione a quello che poi è diventato l'attuale Parco delle Cave. Uh-huh. Allora, nella rigenerazione socio-abitativa e anche urbana che c'è, l'iniziativa di chi abita in un luogo ha proprio un rilievo importantissimo, anche se magari le prime volte sembra ma siamo in pochi, chissà se ce la faremo a fare che cosa, e invece la logica è esattamente quella di non dare nulla per scontato, soprattutto le difficoltà, ma cercare di andare avanti. Queste sono appunto delle evidenze di attenzione, quindi il tema della cittadinanza attiva, della partecipazione, che non è solamente dire la propria. Ma anzi, cittadinanza attiva vuol dire che uno mette in campo delle iniziative, diventano poi un elemento importante, magari dopo 10-20 anni, però è fondamentale iniziare e anche tenere. Tu parlavi prima del Parco delle Cave, no? Di come alcune manifestazioni hanno portato a guardare il problema, a vedere il problema, a rigenerare poi un luogo di Milano. La stessa cosa può succedere anche da voi, avete esatto. Un boschetto, insomma, che insomma non è molto famoso in maniera positiva, ma state cercando di farne un qualcosa. Un boschetto di buono. Che sta sempre più rimpicciolendo, grazie anche al clamore che eravamo già stati abituati a avere come Santa Giulia, quindi siamo abbastanza preparati ad affrontare ai riflettori. Nel contempo il quartiere si è trasformato, si è per così dire unito a Rogoredo, non solo nella corsa, perché poi vabbè, noi siamo riusciti a creare anche un piccolo gruppo, gli SG Runner, che sono un gruppo di papà che vanno a correre alle 5:30 di mattino, e abbiamo preso da tutti e due i quartieri, quindi corriamo insieme e corriamo un po' dappertutto. Abbiamo scoperto, grazie a Italia Nostra, che quello che è Porto di Mare, che non è definibile solo nel boschetto, che è una piccola parte, è un'area di verde grandissima, bellissima, per alcuni versi ancora incontaminata, e anni fa veniva vissuta come adesso viene vissuto il Parco Sempione. Così l'idea di Italia Nostra è di portare lì dei gruppi di persone, prima a camminare e poi adesso fa delle biciclettate ogni weekend. Uh-huh. E anche noi come gruppo di runner ci siamo offerti e stiamo costruendo un percorso di 6 km all'interno di Porto di Mare, andando anche senza paura a fiancheggiare, con una forma di resilienza, nel senso noi siamo qua, ci facciamo vedere, siamo andati con i bambini e andremo sempre di più. L'idea è fare un tour che sia un allenamento aperto a tutti, iniziamo con la strada Rogoredo rimanendo nel percorso storico, per poi portare tutte le persone che vorranno a correre in tutto il quartiere, perché tutta Milano è nostra, tutto il quartiere deve essere nostro. E facendosi vedere questi poveri ragazzi che devono essere aiutati, che devono comunque, possiamo fare qualcosa anche noi di attivo, che non sia solo il passivo nel vedere queste povere famiglie distrutte da ragazzi che purtroppo ci sono, non le neghiamo, arrivano, cercano tutti i giorni di trovare
quello che stanno cercando, noi vorremmo fargli vedere che esiste anche altro, e di fronte a quello magari con un aiuto, con un recupero, perché no? Tornare a vivere, perché comunque. Torniamo invece alla strada Goredo. Dacci un po' le coordinate su come si può fare ancora per iscriversi, quando è la corsa, quando si parte, come funziona, quanti chilometri, cioè andiamo allora, più nel tecnico. Siamo molto attivi sui social, potete trovare video e tutto scrivendo semplicemente Strada Goredo. Si può partecipare, il sabato partiremo, abbiamo scelto anche lì, essendo un po' diventati esperti runner, una data come sabato sera, si partirà alle 6, fin dalle 4 di pomeriggio. Ci si potrà ancora iscrivere avendo un pettorale, una sacca. Abbiamo avuto la fortuna e ringraziamo anche uno sponsor principale nostro che è Sky, quindi uno può anche avere la fortuna di avere una maglietta con dietro scritto Sky per chi ci tiene. Abbiamo scelto il giallo, che era il colore storico della Strada Logoredo, proprio per richiamarlo. Speriamo che poi ogni anno di cambiare colore. Molto interessante questa cosa della presenza di Sky, adesso senza fare pubblicità, anche tanto non ne hanno bisogno, come dire. Però per l'idea di promuovere un'iniziativa davvero locale, super locale, che però ha a che fare proprio con la loro via, con la loro, il luogo in cui abita Sky fondamentalmente. Sky è nato insieme a Santa Giulia circa una decina di anni fa, adesso si sta, grazie anche al comitato di quartiere che abbiamo fondato, comunque tutti i contatti che sono avvenuti, perché ha collaborato anche, adesso c'è una bellissima piazza da dove partiremo, che è proprio davanti a Sky, dove partiremo, dove arriveremo, e Sky sta incominciando a collaborare in maniera molto attiva, quindi ci sono alcuni progetti, speriamo che lo faccia sempre di più, perché comunque noi siamo anche disponibili a dargli il massimo di visibilità, proprio perché non vogliamo far tutti da soli. Vicini di casa poi siete. Noi siamo vicini di casa e ci tengo a dire che questa è la prima iniziativa che facciamo Santa Giulia e Rogorodo insieme, ma anche tutte le associazioni del quartiere. Quando dici tutte le associazioni, che tipo di associazioni stai parlando? Abbiamo Verde Festival, abbiamo il comitato di quartiere, abbiamo già detto, la chiesa, spero di non dimenticarmi nessuno, sennò poi faremo una puntata di ripresa, di ringraziamenti di tutti quelli che hanno partecipato. E che poi ci siamo accorti che probabilmente, come in tutte le realtà, chi è che fa volontariato è trasversale, cioè quindi la persona che va in chiesa, che magari che continua, però collabora anche a fare la salamella per un altro. La nostra idea non è quello di fare il villaggio dove tutti sono contenti, però di creare dei momenti che siano per tutti, perché poi se no alla fine si trova con 2-3 eventi, magari anche belli, però sovrapposti. Invece facendo così si vuole lavorare tutti insieme. Abbiamo anche la Rogoredo 84 che ci ha fatto un po' da sponsor tecnico e comunque anche i ragazzi che giocano a pallone, così abbiamo tantissime realtà associative che ci stanno aiutando a far diventare Rogoredo Santa Giulia un unico quartiere. Come è stato organizzare e com'è in questi ultimi giorni? Allora, tornando alla parte organizzativa, io faccio il runner da un paio d'anni, quarantenne, passione per la corsa, che ho scoperto come un bambino questa cosa, un mondo, ce ne sono ancora tantissimi di corse, però sicuramente molto fuori Milano. Milano sta diventando, per i runner, quelli veri, anche storici, sta diventando troppo cara in tutti i sensi, troppo d'élite, troppo con manifestazioni veramente grandi che non guardano al territorio, che non guardano, quindi senza fare pubblicità a nessuno, però di strade ce ne sono veramente tante, però che vanno un po' oltre. Noi vorremmo riportare un po' la realtà locale e far vedere anche altro. Dopo la corsa ci sarà per esempio la salamellata in oratorio, perché uno non viene lì la 6 a correre di sera, alle 7 venite tranquillamente a correre e poi ci mangeremo insieme una salamella, proprio come se fosse una festa di paese, che però vuole diventare qualcosa di più, vuole essere aperta a tutti e a tutte le realtà, ma affrontando anche tutte le criticità senza paura. Walter, insomma, come dice appunto, sempre ci servirebbe di più di prestazioni del genere. Servirebbe sempre più una presenza dei. Allora, la prima cosa è, le manifestazioni ci sono, quindi bisogna cercare di mantenere quelle che ci sono, okay, in maniera tale che le ricchezze, quando si hanno, poi anche organizzare alcune cose, arrivare a regime, non è così semplice. Allora, è semplice eliminarla, poi ricostruirla assolutamente. In secondo luogo, la città di Milano e il comune di Milano, per quanto riguarda le proprie competenze, deve strutturarsi proprio per alimentare la cittadinanza attiva, agevolare, cioè favorirla proprio, perché altrimenti sono grida manzoniane, dove
partecipiamo, facciamo tutto, dopodiché quando ci si trova alla concretezza del fare, pochi ti danno una mano. Allora, questo è il tema. Se il tema della città è far vivere tutte le parti della città, allora l'organizzazione deve anche essere adeguata a questa esigenza. Questo qui è il primo punto. In questo primo punto è chiaro che c'è un problema dell'articolazione dell'amministrazione comunale. Si diceva sempre, in questo caso, ci sono parecchie associazioni. Non esiste sostanzialmente un sistema. E quindi le associazioni si ritrovano quando qualcuno fa qualcosa, mette un pochettino insieme, ma non è casuale, perché quando uno si mette a fare qualcosa non è casuale, ma è incidentale. Incidentalmente scopro Tizio, Caio e quant'altro. Invece deve essere proprio questa la regola, quella di andare a cercare le iniziative. In questo senso i municipi sono strategici e fondamentali. Uno dei temi, mi sposto dall'altra parte della città, adesso sta iniziando un po' il percorso del test di guardia per le periferie, e qui sarà fondamentale, perché adesso un po' tutti gli uffici della città sono riversati su Niguarda, okay, come era stato nel 2010 riversati su Via Padova, tutte le direzioni cittadine impegnate. Poi però, passato il momento, che cosa rimane della funzione amministrativa, cioè di quelle competenze amministrative che portano poi a dei risultati? A Santa Giulia, per un certo periodo, diciamo che l'allora vice sindaco si è trasferito per certi aspetti. Ci ha aiutato, no? Lucia De Cesari ci ha aiutato molto nell'affrontare anche allora, problemi semplici tutti i giorni. Allora, la burocrazia invece esattamente, allora, portava... Allora, un tema locale, o uno ha il vice sindaco di turno che si muove lì, ma siccome i quartieri della periferia sono 100... Ma scusa, no? Guarda, non sono i municipi per questo? Questo qui è il tema del municipio. No? Sì. E quindi il tema sarà dopo Niguarda, quali competenze rimarranno al municipio 9, perché il municipio 9, che non è solamente Niguarda, sentiamo la produzione e quant'altro, allora sono appunto 100 i quartieri nella sostanza della periferia. Un municipio 9 che è anche Porta Nuova, il municipio 9 ad esempio, l'Uncredit Tower è anche Porta Nuova, diciamo, cioè, che Porta Nuova vive da sé. No, nel senso, no, per capire sempre come questi municipi allora, hanno... Esattamente, se l'amministrazione si articola territorialmente, sì, in maniera adeguata, per quello c'è il tema del confronto con la periferia, i vecchi comuni, no, che c'erano nel 1923. Se noi faccio andiamo... una domanda a tradimento, Walter, non te l'ho mai fatta questa. Ma quindi... A parte che sono dato che bisognerebbe ridare poteri ai municipi, i poteri che avrebbero dovuto avere già da tanti anni che mai sono stati dati. Tolti. Infatti. Nel 1923 gli sono ma stati tolti. Ma la domanda è, quindi si dovrebbe anche tornare magari alle vecchie 20 zone di Milano? Allora... O questi 9 bastano? Ma noi abbiamo sempre fatto un ragionamento lievemente diverso. Sì. Perché qualcuno ha pensato anche a 14 zone, per esempio. Cosa non lo sapevo. No? 20, 9, 14, il tema è sempre stato, va bene, ma per fare che cosa? Noi per fare che cosa ce l'abbiamo chiaro, per risolvere i problemi delle periferie, cioè tutti quelli che vengono elementi. Bene, ma che poteri hai? Perché il rischio è questo, che il presidente di turno del municipio in questo caso, ma come era del consiglio di zona, diciamo che marca i risultati conseguiti perché ha insistito nei confronti di un altro ente amministrativo perché risolvesse quel problema locale, dove è lui deputato a risolverlo. Il problema è che non ha le competenze adeguate. Poteri proprio. Allora, questo è esattamente il tema. Periferia non è una parolaccia. Periferia, ci sono delle periferie molto belle, altre che sono degradate e che sono distanti dai centri decisionali. E allora il centro decisionale, come è stato per Santa Giulia, il vice sindaco in questo caso, cosa deve fare? Deve trasferirsi a Santa Giulia, perché se non lo fa lui, no, non riesce a muoversi il meccanismo. Ma qui ritorniamo ancora quando erano 20 consigli di zona, dove a fine anni 90 furono una serie di consigli di zona furono commissariati perché allora forze politiche non
riuscivano a mettere in piedi una maggioranza e a eleggere un presidente. E allora ci furono, se non ricordo male, 5 o 6 consigli di zona che furono commissariati. Da chi furono commissariati? Da assessori. Ci fu in particolare un consiglio di zona, adesso non sto a citare, comunque dell'Ovest di Milano, tanto per intenderci, commissariato da un assessore che per le proprie deleghe si mise a fare tutta una serie di cose sul territorio. La riflessione che fece lui fu: io riesco a fare queste cose non perché sono commissario del consiglio di zona, ma perché sono assessore del comune. Allora, adesso i municipi hanno gli assessori, ecco. Vogliamo lasciarli ancora lì? Nel limbo, siamo assessori ma non abbiamo le competenze, o noi diamo le competenze di quell'assessore che poteva agire direttamente sulla zona, altrimenti Milano rimane Milano centrica, poi tutte quelle cose, facciamo Milano policentrica, facciamo rinascere, sono tutte affermazioni che sono prive di conseguenzialità. Allora, ho portato questo esempio, diciamo, dello scorso millennio, perché è un esempio vero, pratico. Ho citato la vicenda di Via Padova del 2010 perché è un esempio vero e pratico. Adesso abbiamo l'opportunità, in uno sguardo generale periferico, proprio di utilizzare questo test Niguarda per le periferie. Questo è il tema: l'amministrazione riaggiorna, altrimenti rimane strutturata come era la Milano centro di prima del 1873, che era grande 9 km quadrati, adesso però siamo 182 km quadrati, non siamo grandi come metropoli, però no, le difficoltà si vedono tutte. Come diciamo sempre, poi appunto periferia, diciamo, quante MIT, quant'è che ne aveva trovate di definizioni per periferia? Il MIT di Boston, 200 accezioni 200 del termine periferia. Talvolta anche contraddittorio. Ecco, quindi per quello che noi decidiamo di parlare di un termine, che è quello di periferie urbane. Periferie urbane, nel bene o nel male, sono state a Milano, la mappa l'ha fatta l'Agenzia delle Entrate, che ha indicato 91. Un centro storico, un centro, quattro semicentri, qualcuno li ha chiamati anche semiperiferie, però non stiamo a guardare le cose, no? E poi ci sono quattro periferie. Ecco, quello lì è il centro dell'attenzione. In queste periferie la Consulta Periferia Milano, insieme ad altri, come Caricembalo Verde, tutto, sta portando anche dei concerti. E a breve ce ne sarà uno anche a Santa Giulia. Ma se, io ce l'ho qua. Nell'area di Rogoredo, noi abbiamo deciso come Consulta Periferie Milano nel 2009, con un incontro con l'allora assessore Finanzer Flori, di fare un'iniziativa che potesse portare una logica sistemica nelle periferie. L'abbiamo fatto tramite una delle associazioni che promuove Consulta Periferie Milano, che era il Clavicembalo Verde, fatta da allora giovani musicisti, perché siamo partiti appunto una decina di anni fa. È ancora giovanissimo Mantovani. Mettiamo. Mantovani è ancora giovanissimo, e però insomma gli anni passano per tutti, ma l'anagrafe non è una colpa. Allora, su questo partimmo con allora una rassegna concerti in periferia con 35 concerti, okay. Dove la logica era, in questo appunto incontro, c'erano presenti sia presidenti di associazioni culturali, ma c'erano anche presenti presidenti di consigli di zona, presidenti di commissione cultura. Abbiamo cercato di costruire un meccanismo dove si potesse mettere a fattor comune, e soprattutto della popolazione, perché i primi che non sanno le cose che avvengono sono esattamente i cittadini normali, che non è che stanno lì a cercare col lanternino tutto ciò che accade. Allora bisogna cercare di proporglielo. E allora abbiamo fatto sia tramite il Clavicembalo Verde una ventina di concerti, ma un'altra ventina li abbiamo recuperati da situazioni che c'erano già esistenti. Oggi siamo arrivati a un sistema di 100 concerti ormai consolidato, nel 2016, nel 2017 e anche in questo 2018, che fa parte di un pacchetto di 700 concerti dal primo inizio. Quindi abbiamo anche un'esperienza molto pratica di quelle che sono tematiche tipo l'occupazione di suolo pubblico e tutte le problematiche che ci sono, che non facilitano, come anche la SIAE, che sicuramente è un altro tema per chi si muove con il volontariato nelle periferie, per cui bisogna trovare anche delle formule adeguate che non sono quelle di San Siro. A Rogoredo in particolare vi segnalo 27. Solamente tre date.
Ci sono, perché poi c'è Rogoredo in musica, adesso non sto a entrare nel dettaglio, però voi tenete conto di Rogoredo in musica, potrete andare anche a cercarlo in internet. Gli appuntamenti sono venerdì 18 maggio alle ore 21 nella chiesa della Sacra Famiglia, dopodiché c'è sempre nella chiesa di Sacra Famiglia alle ore 16 il 27 di maggio Rogoredo in musica. E poi c'è anche un appuntamento al Parco Trapezio che è giovedì 21 giugno alle ore 21. Quindi abbiamo due sere e un pomeriggio. Ecco, sono un trittico di concerti che vengono proposti dalla locale realtà musicale, che è molto viva, attiva e soprattutto costante nel tempo. Infatti locale, musicale, attiva e viva, vi dicevo appunto anche nel caso della Strada Rogoredo, finalmente tutte le associazioni del luogo hanno collaborato insieme. Ricordaci allora, visto che siamo quasi in chiusura, come fare ancora? Ci si può iscrivere ancora, dicevi, giusto? Ci si può ancora iscrivere fino all'ultimo, venendo direttamente a Santa Giulia Rogoredo. Se no, come si può fare online? Città metropolitana Rogoredo, per quest'anno no, stiamo pensando all'online. E tanto dovete venire, a correre. Siamo esatto, quindi venite lì per le 4, ci sarà un po' di animazione prima, si potrà correre, soprattutto per i ragazzi. E appunto di Napoli farà un po' di animazione prima, correrà insieme a loro. Bene. Abbiamo già raggiunto e superato i 500 iscritti. Wow. Quindi sarà una bellissima manifestazione, sarà l'occasione non solo per correre, chi vorrà potrà anche correre, ci sarà anche la coppa, come deve essere. Sono 5 km, giusto? Sono 5 km, sì. Si fa anche a piedi, dai. Si può fare anche a piedi, la faranno anche a piedi. E niente, anche quelli di Rogoredo Storici sono contenti, perché magari riusciranno a vincere dopo 20 anni la gara che magari da giovani non erano riusciti a vincere. Cosa c'è nel futuro di Rogoredo dopo questa strada Rogoredo? Che a me sembra più che un punto d'arrivo, mi sembra una partenza qua. È un punto di partenza sinceramente molto personale, nel senso che io sono orgoglioso veramente di aver iniziato a novembre, trovandoci in 4-5 di queste associazioni a voler ricostruire, a voler collaborare insieme, perché pensiamo che il territorio sia importante farlo vivere in tutte le sue forme. La musica, anche noi abbiamo avuto abbastanza problemi, siamo partiti a novembre e anche se con l'aiuto di grossi sponsor... Quante volte hai detto no, fa niente, non la facciamo? E ci ho pensato molto, perché tenere insieme tante teste, bisogna essere sempre, cercare di essere protagonisti ma mai antagonisti con nessuno, perché comunque come in tutte le realtà, però Roberto, c'è da dire una cosa, appunto tante difficoltà, però alla fine ce l'avete fatta, ce la stiamo facendo, stiamo ancora organizzandoci, stiamo ancora facendo, stiamo ancora aspettando che altri iscritti sicuramente questo sì. Allora l'appuntamento, ricordiamo l'appuntamento Roberto per sabato 19 maggio, questo sabato a partire dalle 4, la partenza della corsa, ma venite un po' prima per iscrivervi. Alle 4, okay. Io non sono un runner, quindi non sapevo, è normale queste corse del pomeriggio? No, di solito si fanno la mattina, no? Di solito si fa la mattina, ah, okay. Infatti già pensavo di non venire io. Infatti. Si fanno molto più lunghi, ma noi riprendiamo la tradizione storica, quindi ci teniamo anche alla chiesa che ha voluto onorare la domenica con una cosa. Ci sarà il giorno dopo, ci sarà la sera, appunto questa festa che continua, perché chi è che proprio non vuole correre ma vuole camminarla, poi ci sarà dentro anche un buono sconto per andare a mangiare dopo tutti insieme. E poi una cosa che si fa sempre, che ci tengo anche a dire, è che il mattino dopo ci sarà una messa delle genti, che si fa sempre a Rogoredo, dove praticamente è una messa che verrà fatta in questo campo sportivo dove abbiamo proprio la chiesa e il campo sportivo adiacente, dove di solito non si fa niente. Ci sarà una messa delle genti e si festeggerà magari anche lì tutti i ragazzi che hanno partecipato. Bene, allora l'appuntamento è per sabato pomeriggio, quindi pomeriggio a Rogoredo, per la Stra Rogoredo. Io Roberto ti ringrazio tantissimo per essere venuto qui con noi. Grazie oggi a raccontarci questa bellissima esperienza. Tienici aggiornato, facci sapere, poi ci sentiremo magari poi sabato qualche collegamento, così per vedere come sta andando. Tanto 5 km c'è, cioè, una roba che si fa poco, si può camminare, quindi, insomma, potrei anche quasi pensare di venirci anch'io. Ho l'orgoglio di avere mia suocera che ha deciso di venire con tutti i suoi amici a correre, quindi sarà una camminata fatta tutti insieme. Fantastico, bellissimo. Ho aumentato i 500, ecco, la città si integra,
No, perché questo è importante, che, come è stato detto anche tra Santa Giulia e Rogoredo, le due Rogoredo, diciamo così. E in questo pacchetto musicale che abbiamo di 100 concerti, abbiamo anche la disponibilità, grazie appunto alla disponibilità, di 40 cori amatoriali che sono disponibili a venire a cantare nelle piazze, nelle corti. Quindi è un'opportunità che rendiamo disponibile a chiunque voglia iniziare a fare delle cose. Vorrei fare una manifestazione ma non ho la materia prima, dove vado a cercare i cori? Ecco, ne abbiamo 40, anche se quest'anno abbiamo 62 concerti, però sicuramente la potenzialità c'è da dispiegare. Ve li chiederemo allora, vorremmo di sicuro. Saremo ben contenti, perché abbiamo visto che ormai sono 12 le rassegne musicali territoriali che si sono mano a mano gemmate da quella di Figino del 2011, quindi è un servizio, è un'opportunità, ma è soprattutto d'incontro, perché quando arrivano dei cori arrivano 25-30 persone e quindi c'è un'osmosi e vengono da tutte le altre parti della città e anche qualcuno dai comuni limitrofi. Ricordo, stasera abbiamo parlato prima di iniziative, quindi tassa di occupazione del suolo pubblico, la COSA e la SIAE. Nel percorso a scuola di periferie a Chiama Milano, via Laghetto 2, alle 18 ci sarà appunto l'affronto di questi due temi, proprio per cercare di trovare delle soluzioni adeguate. Tra gli altri interverranno anche Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. Eccola qua, cosa pensiare per le periferie questa sera a Chiamiamola, che ora? Ore 18. Dalle 18 alle 19.30, dove ci sarà un focus, diciamo così, un seminario per affrontare i problemi. Quindi non sono temi divulgativi, ma si cerca, a partire da un esame dello stato di fatto. Ci spiegate come si fa anche a pagare la SIAE e quando? Che è una cosa che non si capisce mai, quella? La risposta è quasi sempre, in realtà ho capito che alla fine... Allora, è quasi sempre con modalità... varie ed eventuali. Sì, varie ed eventuali. È proprio per questo che la SIAE, fatta anche da grossi musicisti e quant'altri, dove tutti quanti dicono aiutiamo, bene, la SIAE nella sua struttura vuol guardare con un occhio particolare il tema delle periferie e chi fa iniziativa volontaria, associazioni e musica, il volontariato, perché va benissimo fare i concerti allo Stadio San Siro. No? Però poi si parla anche di educazione alla musica sul territorio. Ecco, se si tagliano le gambe alle iniziative, sia con le modalità burocratiche sia con i costi, come se fosse un concerto a pagamento, invece questi non sono concerti a pagamento, sono per utilizzare la musica a fini di utilità sociale. Ecco, quindi questo è uno dei temi. Va bene, allora, come avete visto, insomma, a chi dice che sarebbe da fare qualche iniziativa in periferia, beh, come vedete, insomma, ce ne sono già e tante. L'importante è semplicemente trovarle, conoscerle, noi facciamo aiutarle. Il più possibile per farle conoscere e poi aiutare tutti coloro che si impegnano in questa missione, ormai è da dire, del rigenerare, del far rivivere le periferie milanesi. Io, Walter, ti ringrazio tantissimo, ci vediamo martedì prossimo. Grazie mille, grazie Roberto, ci vediamo sabato. Io ti invito ufficialmente, avremo le foto, ti tocca venire. Vabbè, c'è sempre Photoshop, cioè. Potrai farti la mando foto. Mi mando un JPG da attaccare. Hai una foto con un campione del mondo? No, non so, no, Walter, tu non hai vinto, campione del mondo no. No, regionali, sono qualcosa del secondo regionale, massimo questo. Vieni da noi, poi mi manca. Va bene. Allora vedremo sabato di venire a Rogoredo. Grazie mille, quindi, Roberto. Ancora grazie a voi per l'opportunità. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, questa sera, ore 18, con informazione di Milano All News. E poi ci rivediamo domani, 12.30, sempre qua con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci. A presto.